trasferta a Reggio Calabria, visti i numeri della squadra calabrese, quinta in classifica, che subisce pochi gol in casa, il Granillo perso una sola volta, direi altro non c'è pericolo di che ci siano cali di tensione, un avversario pericolosissimo. Sì, non c'è, spero non ci sia questo pericolo, anche se devo dire che il mister ci sta già tenendo sulla corda, quindi stiamo già preparando la gara e siamo molto concentrati, anche perché anche se abbiamo fatto una buona gara venerdì sera non abbiamo vinto, quindi vogliamo cercare di tornare alla vittoria. Queste tre squadre, Novara rimane attaccato con la vittoria contro il Torino, forse si comincia già a pensare a staccare il Varese a questo punto, visto che le tre capoliste vanno di pari passo quasi. Sì, è un pensiero, ci sta di farlo, però noi dobbiamo continuare a giocare così, cercando di continuare questa serie di risultati positivi che in Serie B è importantissima, cercare di fare prestazioni sotto il profilo dell'intensità molto, molto alta, perché poi se il Varese rallenterà ancora, per noi sarà ancora meglio. Aspettiamo poi il ritorno al gol del Tir, anche perché ha avuto un ottimo inizio di girone di ritorno, poi due partite dove ha avuto occasioni e non si è riuscito a metterla dentro. C'è un po' di rammarico. Sì, c'è rammarico, soprattutto quella col Siena, perché non siamo riusciti a vincere, quindi il gol magari sarebbe servito per prendere i 3 punti e staccare un po' di più la classifica. Spero di potermi rifare a Reggio Calabria e comunque di poter dare ancora una mano alla squadra. Come media gol ci siamo, insomma, se vicini siamo alla doppia cifra, poteva essere l'obiettivo iniziale. Sì, c'è rammarico di aver sbagliato quest'anno diverse occasioni. E ripeto, ci sono ancora diverse, anzi tante partite da qui alla fine, spero di raggiungere almeno la doppia cifra. La sensazione vista da fuori, continuamente fai gol più difficili, magari quelli che dalla tribuna sembrano più facili, invece sei meno fortunato. Sì, è un po' quello che mi dicono tutti i compagni, è quello che penso anch'io. Magari, non lo so, inconsciamente sottovaluto un po' la situazione, oppure sono solo un po' sfortunato in questo periodo. Anche gli attaccanti tante volte la sfiorano, la prendono male, va dentro, oppure se tiri bene va fuori. In questo periodo è così, ora sto lavorando di più per cercare di vedere di più, tra virgolette, la porta, e quindi spero di fare meglio in futuro. Però devo dire che sono tranquillo, perché comunque la squadra continua a fare risultati e questo è quello che conta. Anche perché non sei molto fortunato, insomma, qualcuno si era buttato dall'altra parte. Sì, ho provato un po' ad alzarla, tra l'altro l'avevo stoppata anche molto bene quella palla di Cristiano, e l'ha presa col coscione. Non avessi avuto il coscione, sarebbe Esatto, stato. probabilmente con consigli avrei fatto gol, invece andando già il sederone non sono riuscito a superarlo. Per quel che ti riguarda, comunque ti rimuovi tranquillo, insomma, mi sembra che comunque vada, per un attaccante forse la cosa importante è farsi trovare davanti alla porta, poi prima o poi entra. Esatto. Non creare occasioni è il problema, finché riesco a fare i movimenti e trovarmi davanti al portiere va più che bene, è normale, poi dall'attaccante si chiede il gol e bisogna farlo, però i movimenti ci sono, la condizione c'è, ci sono anche i risultati della squadra, quindi sono molto tranquillo. Simone, allora lì il reparto offensivo è parecchio popolato, diciamo. Questa cosa potrebbe essere magari un modo per far bene, oppure si può approcciare le partite in modo nervoso e rischiare di essere magari messi fuori. Beh, sai, è tutto come vivi la settimana, come ti trovi in quel momento anche di testa e come, ripeto, di fisico, nel senso una punta dietro che è forte, che spinge per giocare, ti può dare quello stimolo in più, ma ti può mettere anche un po' di nervosismo addosso e non fare le cose in maniera tranquilla. E sappiamo che c'è una rivalità importante adesso in attacco, però nessuno gioca sporco. Siamo tutti amici e in questo momento le scelte il mister sta facendo più su me e su Guido, poi magari in futuro chissà. Tu hai già giocato contro la Regina, quanti, e se ti ricordi, quanti gol hai segnato? L'ho fatto al Chievo in Coppa Italia e quello me lo ricordo, 1-0 decisivo e poi non ne ricordo. All'andata 3-2 al Bravissimo, quello è 90esimo. importantissimo. Rifacciamo. Ho fatto il 3-2 appena entrato col Chievo in Verona in campionato. Poi vabbè, io sono andato via a gennaio e Chievo è retrocesso lo stesso, però era un gol importante perché li superavamo in classifica. All'andata li avete presi a pallate, però è finita.
finita in pareggio. Che partite ti aspetti sabato? Ma sarà una partita molto, molto particolare, perché la Regina non ha un gioco bellissimo, molto produttivo, però è una squadra che rischia poco, e poi con i giocatori davanti, soprattutto con Bonazzoli, riesce sempre a creare un'occasione da gol. Quindi sicuramente dovremmo stare attenti, avremo un ambiente particolare, molto, molto caldo, perché stanno preparando questa gara, quindi andremo lì e sappiamo che sarà una gara molto difficile, soprattutto cercare un momento di fare gioco sarà molto difficile. Volevo chiedere, tu a Reggio mi sa non hai mai vinto, no? No, perché neanche l'Atalanta ha mai vinto, quindi si spera in questa prima volta, visto sì, che è un campo tabù. Con Lecce ho perso, col Chievo non te lo dico, mi sono fatto male, quindi speriamo sia la volta buona per me e per l'Atalanta. L'intesa come lungo? Va. Meglio, stiamo lavorando adesso anche in allenamento tanto, il mister ci mette insieme, è normale che quando arriva qualcuno a gennaio gioca in maniera diversa, perché magari nel proprio club doveva giocare in maniera diversa, quindi lui era giocava in maniera un po' differente, anche perché è una seconda punta che gli piace andare molto sulle fasce, quindi il mister vuole che siamo un po' più vicini e quindi stiamo lavorando, però bene. Se passo l'ultimissima, nonostante tutte le ultime occasioni delle ultime partite, il pubblico non ti sta vicino, ma vicinissimo. Forse un tributo anche per tutto quello che hai dato fino adesso, il fatto che ti ribocchi esca, ci sia il coro sempre per lui, credo che sia un bel attestato di stima sia in casa che in trasferta. Assolutamente sì, io l'ho sempre detto, continuerò a farlo e non ho mai sentito, ovunque sia andato, un calore così, così forte. È normale che sanno che in questo momento per un giocatore, quando poi non riesce a far gol, c'è bisogno dell'aiuto e il pubblico immancabilmente me lo dà, e questo io li ringrazio. Spero poi di ripagarli con i gol e soprattutto con la promozione finale.